Ciao a tutti, benvenuti. Oggi ci troviamo a Celle Ligure. Io sono Simone Marchelli, lo chef proprietario del Meta Ristorante in provincia di Savona. Oggi presenteremo questo piatto a base di stoccafisso norvegese e qui sulla tavola abbiamo gli ingredienti per realizzarlo. Abbiamo lo stoccafisso, ovviamente, che è la parte centrale di questa ricetta, pane raffermo diventato secco, il pomodoro, la cipolla rossa di Calizzano, i nostri pinoli, le olive taggiasche, il nostro aglio di Vessalico, del sale Maldon e dei germogli di basilico rosso e di basilico greco. Oltre agli ingredienti che abbiamo presentato adesso, abbiamo un'altra preparazione che per motivi di tempo è già sul fuoco. Iniziamo con la ricetta, prendiamo il pane, ne tagliamo due fette, prendiamo le olive, le snoccioliamo, olive taggiasche in salamoia, lavate e asciugate. Adesso andremo a frullarle all'interno di un cutter con un goccino d'olio. Dopo aver ottenuto questo risultato qua, lo andiamo a inserire nel forno a 160 gradi per 20 minuti circa. Levata la nostra terra dal forno, la mettiamo da parte, iniziamo a prendere un pomodoro, a inciderlo a croce e a levarci la parte alta, in questa maniera qui. Una volta che abbiamo fatto questo passaggio, lo sbianchiamo in acqua bollente per 10-15 secondi e ci prepariamo una vasca di acqua e ghiaccio per raffreddarlo immediatamente. Una volta raffreddato il pomodoro, iniziamo a spellarlo partendo dall'incisione che abbiamo effettuato, in questa maniera qua. Iniziamo a tagliare il nostro pomodoro in quattro parti. Una volta tagliato in quattro, andremo a privarlo della parte interna e lasceremo delle falde regolari che poi andranno scottate su una padella. Adesso prendiamo i nostri pinoli, prendiamo una padella antiaderente, la andiamo a mettere a fuoco vivace sul fuoco e iniziamo col tostare i nostri pinoli. Adesso prendiamo questo trancio di stoccafisso norvegese che abbiamo lasciato bagno 4 giorni, cambiandoci la prima volta l'acqua dopo 12 ore e successivamente ogni 24 ore. Utilizziamo per fare questo piatto la parte del dorso dello stoccafisso, in quanto è più integra e rimane un rettangolo molto più preciso. E questo stoccafisso adesso lo cuoceremo a vapore a 82 gradi per 6 minuti circa. Dopodiché, una volta tirato fuori dal vapore, lo andremo ad asciugare e andremo a ungere e salare la pelle e con l'aiuto di un cannello andremo a bruciacchiarla per dare una sorta di affumicatura, una nota di affumicatura espressa. Adesso prendiamo le nostre cipolle di Calizzano, sono delle cipolline molto piccole che abbiamo tagliato a metà, abbiamo selezionato e ci abbiamo levato la parte di pellicola interna. Adesso andiamo ad adagiare le nostre cipolle che hanno preso lo zucchero nei loro lati su una padella antiaderente calda per caramellare le estremità. Abbiamo levato adesso le nostre cipolle dalla padella. Noi le cuociamo solamente sull'estremità interna a fuoco lento in modo che caramelli bene e appena la cipolla prende un colore traslucido e diventa quasi trasparente vuol dire che è pronta. Adesso prendiamo la nostra falda di pomodoro spellata e mondata, la ungiamo leggermente con un goccino d'olio extravergine d'oliva e la andiamo a tostare solo dalla parte esterna questa. Andiamo a levare il nostro pomodoro che abbiamo passato su una padella che ricorda appunto un pomodoro alla brace. Passati 6 minuti leviamo il nostro stoccafisso dal forno a vapore, lo adagiamo su un pezzo di carta per asciugarlo. Andiamo a oleare la pelle cercando di distribuire bene l'olio. Una volta oleata e salata la pelle del nostro stoccafisso, con l'aiuto di un cannello andiamo a tostare la parte della pelle per creare questa nota di affumicato, di brace. Adesso siamo pronti con tutti gli elementi per andare a impiattare il nostro piatto. Adagiamo il nostro trancio di stoccafisso nel centro del piatto, proseguiamo a posizionare la nostra terra di olive taggiasche, andiamo a piazzare il nostro pomodoro alla brace nel centro e le faldine di
cipolletta caramellata. Proseguiamo con i nostri pinoli tostati. Andiamo a completare con la schiuma d'aglio, le nostre foglie di basilico, basilico rosso, basilico greco, sale Maldon. E per finire un giro d'olio extravergine di oliva. Il piatto è finito e vi aspetto al ristorante per assaggiarlo. Grazie a tutti, ciao!